Bene, dicevamo, quali sono questi intonemi? Abbiamo visto l'intonema dichiarativo assertivo e abbiamo visto un particolare tipo di domanda, l'interrogativa sì-no, che è una domanda particolare perché abbiamo già tutti gli ingredienti, vogliamo solo una conferma della veridicità della loro organizzazione. Ecco, un altro tipo di domanda molto frequente è il tipo di domanda che chiamiamo K. La domanda K è ben diversa dalla domanda sì no, perché in realtà è una domanda in cui si propone all'interlocutore un insieme di informazioni, ma ce n'è una che manca. Il parlante non sa una particolare cosa, allora la chiede sotto forma di domanda che fa ricorso a pronomi interrogativi o i cosiddetti avverbi interrogativi, delle particelle, dei segnali morfosintattici che vengono piazzati, posizionati in certe posizioni della frase, di solito all'inizio. Una domanda K, corrispondente alla domanda sì no che abbiamo fatto prima, potrebbe essere: chi ha comprato il giornale? Prima c'era Gianni. Gianni ha comprato il giornale? Gianni ha comprato il giornale? Sono domande che possiamo fare mettendo Gianni, ma stavolta se io non so chi ha comprato il giornale, non voglio solo una conferma. Ci metto chi al posto di Gianni, chi? Pronome, no? Pronome interrogativo, sta al posto di Gianni. La mia frase è uguale, perfetta, c'è il soggetto, però questo soggetto non è più un nome che punta a un referente che io conosco. Questo nome è un referente. È un referente, questo pronome è un elemento che punta a un referente sconosciuto. Referente ignoto. Io chiedo chi è che ha comprato il giornale. Uso questa parola, chi. Questa parola si trova in cima alla frase, all'inizio, ed è quella che prende tutta la maggior parte, diciamo, del carico intonativo, cioè la melodia si fa più alta, la forza espiratoria è tutta concentrata in questa prima porzione. Chi ha comprato il giornale? Ecco, questo tipo di domande si caratterizza proprio per questo, perché all'inizio hanno un elemento di tipo K. Perché K? Perché sono quasi sempre parole che cominciano con una realizzazione del fonema K. Chi ha comprato il giornale? Oppure, se non so che cosa ha comprato, che cosa ha comprato Gianni? Che ha comprato Gianni? Chi, che cosa? Perché l'ha comprato? Perché? Ma perché, se volete, no? È tutto diciamo una congiunzione interrogativa. Perché? Dove ha comprato il giornale? Questa, vedete, non comincia con che. Dove ha comprato il giornale? Ma tante altre domande. Come l'ha comprato? Che stavolta c'è. Quanti giornali ha comprato? Quanti giorni? Quando l'ha comprato? Tutte queste sono tutte domande di tipo K, perché cominciano quasi sempre con un suono di tipo K, tranne nel caso di dove, ma ci sono altri esempi. Per chi l'ha comprato? In questo caso vedete il per è staccato da chi, perché a furia di usarlo si è legato, ma il per c'è anche con chi. Insomma, queste sono domande K molto frequenti. La loro caratteristica, se vogliamo, è quella di essere discendenti, quindi tutt'altro che ascendenti le domande. Io posso farla in modo anche piuttosto severo, piuttosto brusco, soprattutto in un parlato colloquiale, posso chiedere chi ha comprato il giornale? Ed è totalmente discendente. Se voglio essere un po' più gentile, dico chi ha comprato il giornale? E sull'ultima sillaba innesco un'ascesa, ma minima rispetto al chi. Avete sentito, lo pronunciavo talmente alto che è uscito fuori dall'intervallo che sapevo gestire bene, proprio perché esageravo, e quasi non si è sentito. Ma posso fare attenzione, lo dico. Chi ha comprato? Chi ha comprato il giornale? Bene. Sentite quindi che è una domanda in cui la melodia è particolarmente alta all'inizio e non alla fine. Ci sono altre domande che sono diverse da queste due che abbiamo appena visto, al di là della famosa domanda interrogativa indiretta, no? In cui effettivamente la domanda non c'è, ma c'è un verbo prima che dice chiede, chiese, o cose del genere, no? E quindi il fatto che fosse la domanda è esplicitato dall'uso di un verbo.
Ora, a parte quella, c'è un'altra domanda molto frequente, che è la domanda alternativa, per esempio. La cosa che facciamo facilmente, comunemente, in italiano, chiedendo, per esempio, che giornale ha comprato Gianni? E fin qua uno dice, è una domanda K. Chi ha comprato? Che giornale ha comprato Gianni? Il Corriere o la Gazzetta? E anche questa, come vedete, è discendente. Il Corriere o la Gazzetta? Cioè la parte ascendente sta prima. La domanda alternativa pone, ecco qua, è come se fosse una specie di domanda in cui abbiamo già detto tutto, però vogliamo che ci venga indicato esplicitamente quale delle due soluzioni, diciamo alternativa tra due, ma in realtà le possibilità sono diverse. Quale delle soluzioni indicate è quella che corrisponde alla verità, alla realtà che tu conosci, no? Quindi, che giornale ha comprato Gianni? Gianni ha comprato il Corriere o la Gazzetta? Ecco. Gianni ha comprato il Corriere o la Gazzetta? La Gazzetta. Scende, non c'è dubbio. Quindi le domande non è vero che salgono sempre, tutt'altro. Gianni ha comprato il Corriere o la Gazzetta? E proprio in questa alternanza di andamento complessivamente ascendente, perché se avessi detto il Corriere della Sera o la Gazzetta del Mezzogiorno avremmo avuto delle strutture incassate in questi andamenti complessivamente ascendente e discendente. Gianni ha comprato il Corriere della Sera o la Gazzetta del Mezzogiorno? La Gazzetta del Mezzogiorno. Tutti gli accenti comportano dei movimenti intonativi, non è che sia una discesa netta o una salita netta, si muove all'interno del quadro fissato proprio dalla domanda alternativa. Un altro tipo di domanda è la domanda coda. In alcune regioni si usa di più, in alcune regioni si usa di meno, in alcune regioni si usa in un modo, in altre regioni si usa in un altro. Ci sono lingue che presentano lingue policentriche, quelle che hanno più modelli totalmente differenziati a causa della distanza geografica. Ci sono lingue come l'inglese che presentano un uso completamente diverso di questo tipo di domande, le domande coda. Gli inglesi ne fanno tantissime, gli inglesi britannici ne fanno tantissime per tradizione. Anche chi vuole innovare in realtà si trova a essere sempre innovativo in modo diverso. Mentre gli americani ne fanno pochissime. È possibile, in uno stile elegante, in uno stile ricercato, fare domande coda anche in americano, ma appunto, e poi però suonano britanniche, allora le evitiamo se non vogliamo sembrare succubi, eccetera. Va. Domanda coda c'è anche in italiano, però anche qua si possono fare in modo diverso. Il modo più, che io trovo più comune, è quello in cui si aggiunge alla fine una particella, una profrase di tipo no o sì, quasi sempre no. Gianni ha comprato il giornale, no? È molto colloquiale. La domanda a coda si caratterizza perché è come se ci fosse prima un'affermazione e poi una domanda. Gianni ha comprato il giornale, no? È come se fosse una dichiarazione. Gianni ha comprato il giornale, no? Gianni ha comprato il giornale, no? In realtà, vedete, è già diverso da una dichiarazione. Gianni ha comprato il giornale, no? Gianni ha comprato il giornale, non è Gianni ha comprato il giornale, no? È un po' diversa, però non è sicuramente interrogativa. La prima parte, infatti, nello scritto si segna anche qua la convenzione con una virgola. La parte, diciamo, dichiarativa si segna con la virgola, si conclude con la virgola, e poi è la coda che presenta invece il punto interrogativo. Nello scritto abbiamo fatto questa scelta. Non è solo sì o no, anzi forse sì, ripeto, è marcato diatopicamente. Gianni ha comprato il giornale? Sì, si sente fare solo in certe regioni, ma c'è anche vero, non è vero, ecco, anche qua stilisticamente entriamo in campi forse non più tanto esplorati dai giovani parlanti. Gianni ha comprato il giornale, vero? Ma questo resta ancora abbastanza frequente. E il vero è il no, che si prendono la carica interrogativa, che si muovono di più. No, è una sillaba soltanto. Su una sillaba soltanto ci troviamo a dover elaborare un movimento che faccia sentire che si tratta di una domanda. Gianni ha comprato il giornale? No? No? Andamento che sarà prevalentemente ascendente, ma sicuramente innescherà una piccola parte discendente in finale, solo che questo no effettivamente è più alto.
Gianni ha comprato il giornale, vero? È vero, si accende di più il volto, su quella parte là c'è una maggiore attenzione. E sulla coda, diciamo, ecco, c'è maggiore attenzione. Bene, sulle domande mi fermerei qua, perché poi ci sono altre cose da vedere. C'è un intonema molto utile, molto frequente nella lingua, forse ancora più frequente di questi altri due, che è l'intonema continuativo, la cosiddetta continuazione. Cioè, noi sappiamo intrattenere l'attenzione del nostro interlocutore perché sappiamo alternare, diciamo, momenti di risoluzione, in cui arriviamo a un obiettivo comunicativo e momenti di tensione, cioè creiamo un'aspettativa. E l'aspettativa di solito si crea con la continuazione. La continuazione continua, quindi vuol dire che dopo concludo, che arrivo a una conclusione. Non è da confondere con la sospensione. La continuazione sospende solo momentaneamente, però sospende, ma ti dice anche che sta per arrivare a un'altra parte. Sempre continuando con questi esempi, la continuativa si potrebbe vedere introducendo degli elementi, diciamo, delle subordinate, delle clausole di tipo temporale, oppure ricorrendo al periodo ipotetico, a costruzioni più complesse dell'enunciato. Adesso non la vedo qua, ma insomma, prima o poi arriva. Se fosse andato a lavoro più presto, eccola qua. Se fosse andato a lavoro più presto, Gianni avrebbe preso il giornale. Gianni sarebbe riuscito a comprare il giornale. Se fosse andato a lavoro più presto, Gianni sarebbe... Presto. Se fosse andato a lavoro più presto, Gianni sarebbe riuscito. Presto? Là. C'è un segnale forte. Se fosse andato a lavoro... Infatti ci scriviamo la virgola. Perché scriviamo la virgola? Perché la sentiamo. O meglio, qualcuno la sente. Qualcuno che è sensibile all'intonazione si accorge che lì si sta concludendo, nonostante non ci sia una marca di conclusione discendente, non c'è una dichiarazione. Non c'entra il fatto che la frase sia la subordinata in questo caso, perché potremmo invertire l'ordine. Gianni avrebbe comprato il giornale se fosse andato a lavoro più presto. Stavolta la subordinata è dopo, la principale è prima ed è lei che è continuativa. Cioè, quella che faremmo seguire da una virgola è che nel parlato noi segnaliamo in un modo inequivocabile, se stiamo attenti, se solo ci pensiamo un attimo, con una particolare modulazione della voce nella parte finale, che anziché essere discendente o ad avere un movimento ascendente-discendente, però piuttosto basso, tende a collocarsi su frequenze molto più alte. Quindi è la continuativa quella che è veramente alta alla fine. Ci sono strategie diverse, per cui anche una continuativa, come vedremo in parte, non abbiamo modo di approfondire questi argomenti sviscerandoli completamente, però la continuativa che conosciamo meglio è quella che si caratterizza per un andamento, diciamo, ascendente finale, con dei toni alti alla fine. Se fosse andato a lavoro più presto, Gianni avrebbe comprato il giornale. Questa si chiama la continuazione maggiore. Quella che noi di solito segniamo con la virgola è una continuazione maggiore, perché la sentiamo chiaramente e dà segnali forti anche in termini sintattici. Cioè, di solito appunto segnala una subordinata temporale o quello che è. In caso temporale, che ne so. Beh, prima di andare a lavoro, Gianni compra il giornale. Infatti due un po' diverse, questo già dovrebbe aprire delle piste. Boh, la maggiore è inequivocabile, la conosciamo e la scriveremmo con la virgola. Esistono altre continuazioni, altre modalità di continuazione, ne esiste un'altra studiata sin dal nostro, diciamo, studio di riferimento, che è quello di Pierre Deulat, 1966, le 10 intonazioni di base. Ecco, c'è un'altra continuativa individuata da Deulat che è la continuativa minore. La continuativa minore non è che sia minore perché si muove di meno rispetto alla maggiore, ma è che si muove in posti molto meno prevedibili. Ecco, il parlante crea delle continuative minori laddove vuole sospendere momentaneamente l'enunciato, dove lo vuole segmentare, ecco perché si parla di segmentazione comunque nell'intonazione.
Nel caso della frase che abbiamo visto un attimo fa, se Gianni fosse andato a lavoro più presto, no, se Gianni si fosse alzato più presto, no, se Gianni fosse andato a lavoro più presto, sarebbe riuscito a prendere il giornale. Se Gianni fosse andato a lavoro più presto, se Gianni fosse andato a lavoro più presto, sarebbe riuscito a prendere il giornale. Adesso faccio delle continuative minori. Se Gianni fosse andato al lavoro più presto, in realtà ne ho fatte due in corrispondenza degli accenti, come vedete, però potrei farla su un accento sì, sull'altra no. Se Gianni fosse andato al lavoro più presto, se Gianni fosse andato, non sono obbligato a farlo. Su se Gianni sto facendo una continuazione minore, cioè una segmentazione, sto mettendo un paletto, diciamo, che mi permette di articolare meglio, di scandire meglio questo percorso enunciativo. Quindi la continuazione minore è molto più soggettiva e non la scriveremmo mai con la virgola, cioè non metteremmo mai se Gianni, virgola, fosse andato. Oddio, qualcuno ci casca e questo porta spesso ad avere delle virgole tra soggetto e verbo. Il fatto di aver realizzato una continuativa minore, forse eccessivamente carica, può portare qualcuno a sentirla come maggiore e a commettere degli errori. Ma è ovvio che c'è qui la variazione e non possiamo porre confini a questo. Ci sono molte altre cose da dire sulle continuative, ma mi fermo qua. Oltre alla continuazione, abbiamo altri intonemi che possono corrispondere all'uso di una virgola. Un intonema molto frequente, molto usato dai bambini, anche in giovane età, impariamo facilmente a fare delle parentesi. Cos'è? Parentesi non quelle grafiche, no? I segni paragrafematici, no, ma la parentesi orale nell'enunciazione. Quella in cui si interrompe un enunciato portante e si inseriscono all'interno delle informazioni, interrompendolo provvisoriamente ma poi riprendendolo. Gli esempi anche qua sono diversi, ma è sempre questo qua. Gianni, che è uscito presto stamattina, ha comprato il giornale. La frase è Gianni ha comprato il giornale. Ma qui stiamo unendo un'altra informazione, che è Gianni si è alzato presto stamattina, che è uscito presto stamattina. Gianni ha comprato il giornale. In realtà è come se fosse Gianni è uscito presto stamattina e ha comprato il giornale. Solo che la formulo diversamente. Dico Gianni ha comprato il giornale, ma dopo Gianni inserisco l'informazione che avevo dimenticato di dire o che non riesco ad aspettare. Sarebbe troppo tardi aspettare la fine per dirla, la anticipo qua, interrompo momentaneamente, quindi dico Gianni, che è uscito presto stamattina, ha comprato il giornale. Questo che è uscito presto stamattina è una parentesi, è un inciso, lo chiamiamo inciso per non confonderci con le parentesi grafiche. È una frase relativa, è una frase relativa descrittiva. In questo caso però la virgola la scriviamo non soltanto alla fine dell'intonema, ma anche all'inizio, solo che ovviamente per ragioni ortografiche la virgola si attacca a Gianni, che in questo caso poi appunto rimane isolato e diventa un elemento continuativo. Gianni, che è uscito presto, Gianni, che è uscito presto stamattina, ha comprato il giornale. Cosa caratterizza la parentesi? Caratterizza un cambiamento di tono. La parentesi è settata su una voce decisamente più bassa, almeno all'inizio. Per far sentire il confine intonativo si resetta la voce. Gianni, che è uscito presto, che è uscito presto stamattina, nella parte finale si segnala, guarda che sto per ricominciare, che è uscito presto stamattina, ha comprato il giornale. Questo stamattina ha una, diciamo, acquista un'intonazione tipo continuativo, anche maggiore. Da qua il fatto di scriverlo con la virgola. Però comunque non dimentichiamo che è tutto alterato rispetto alla frase continuativa, rispetto a un intonema continuativo. L'intonema parentetico si sviluppa su una voce, su una banda di frequenza decisamente più bassa. È solo nella parte finale che si anima, che si rianima, perché deve riaccendere la frase sospesa quando si è avuto quell'abbassamento di voce. Gianni, che è uscito presto stamattina, ha preso il giornale. Ha preso Gianni,
Ha preso il giornale proprio uguale uguale a come avremmo fatto se non ci fossimo interrotti. Bene, questa è la parentesi. Non si deve confondere la parentesi con l'appendice. L'appendice è una cosa completamente diversa che si attacca alla fine della frase. Anche questa è preceduta dalla virgola. Cioè l'enunciato che precede l'intonema di appendice è un enunciato di tipo dichiarativo. Può anche essere di altro tipo, ma l'esempio che facciamo è di tipo dichiarativo. Però anziché segnarlo col punto, lo segno con la virgola e dopo faccio seguire l'affermazione.